L'Arte della Felicità festeggia 10 anni, un percorso che nasce con l'intento di promuovere attraverso incontri e seminari il benessere di mente e corpo, inteso come possibilità di piena espressione di sé nella relazione con l'altro, nei differenti contesti. Tanti gli artisti, filosofi e giornalisti che prenderanno parte agli incontri, tra cui Pogam, Branca, Cacciari, Floris e i Manetti Bros. Rispetto alle scorse edizioni non ci sarà un tema specifico, ma verrà affrontata la felicità in quanto tale. Luciano Stella, ideatore dell'Arte della Felicità, spiega come è nata la manifestazione e come sia complicato parlare di felicità a Napoli. 10 anni fa abbiamo iniziato una situazione molto difficile, non per la manifestazione, per la città. Pochi giorni prima che iniziasse la prima edizione dell'Arte della Felicità a Napoli, hanno assassinato a Via Tasso Nunzio Giuliano. Noi ci siamo interrogati se aveva senso fare una manifestazione che si intitola L'arte della felicità a Napoli. Ci siamo risposti sì, ha senso per vari motivi. A, perché nei posti più difficili, nei posti più contraddittori, che si sviluppi in realtà un'arte della felicità che intendiamo non come quella del sorriso permanente, ma come arte di equilibrio della vita, cioè la capacità di reagire a situazioni difficili. Quindi Napoli è una città che produce anche capacità di reazione e nuovi equilibri di buona vita, diciamo così, nella contraddizione, ed è una, nello stesso tempo pensiamo che la nostra manifestazione sia necessaria anche per Napoli, che invece tende a disperdersi come comunità, e la nostra manifestazione ha ricreato un pubblico e una rete di persone che si interrogano sul vivere quotidiano e stanno insieme interrogandosi sui problemi del loro quotidiano con filosofi, psicologi, esponenti di spiritualità, sociologi, e questo non in una conversazione accademica, ma in un reale confronto. Ma come si può vivere felice a Napoli? La risposta al filosofo Aldo Masullo. Ma sempre e soltanto dall'interno. Quindi direi che perfino nell'inferno si può essere felici. Si tratta di vedere che cosa noi portiamo dentro. Con questo non voglio dire che Napoli sia un inferno, ma che certamente essere felici a Napoli è molto difficile. D'altra parte è una scommessa. E direi una lotta continua che noi facciamo con le cose che non ci piacciono. D'altra parte la vita è fatta di questo. E quindi direi che il Napoli è una grande stimolatrice della vita.